Bentornati su meteogiuliacci.it. Questi ultimi giorni del mese di giugno avranno un sapore poco estivo, tipico più di fine primavera che di inizio estate, perché saranno caratterizzati da un clima insolitamente fresco per il periodo e da un tempo molto variabile e instabile a causa del passaggio di diverse perturbazioni. Mercoledì infatti ne arriverà una nuova, la numero 4 di giugno, che porterà un peggioramento del tempo al centro-nord, mentre il sud continuerà a godersi tanto sole senza neanche anche il fastidio del caldo. Le temperature infatti si manterranno per tutta la settimana e in tutta Italia al di sotto delle medie stagionali, con valori inferiori ai 30 gradi. In particolare la giornata più fresca sarà quella di giovedì, quando i termometri non supereranno i 26 gradi da nord a sud. Ma occupiamoci intanto della giornata di mercoledì andando a vedere l'immagine del satellite virtuale che ci mostra questa nuvolosità. Si tratta appunto della perturbazione numero 4 di giugno, che nel corso del giorno porterà rovesci su Alpi orientali, Triveneto, Emilia Romagna, Levante, Ligure e un po' tutte le regioni centrali. Poi in serata migliora ovunque. Per quanto riguarda le temperature, queste subiranno un ulteriore lieve calo. Avremo infatti massime che difficilmente supereranno i 25 gradi al nord, valori compresi tra 24 e 27 gradi al centro e in Sardegna e tra 25 e 29 gradi al sud. Inoltre sarà una giornata ventosa sulle regioni meridionali e le isole maggiori per venti di maestrale. E con questo ho concluso, vi auguro ancora una buona giornata.